Salve a tutti. L'anima dell'uomo è risaputa a tutti quanti che essa comprende 10 sefirot, 10 attributi. Cosa sono questi 10 attributi? Chokhmah, Binah, Da'at, intelligenza, approfondimento, conoscenza, eccetera. E nonostante questi 10 attributi derivano tutti quanti dallo spirito della bocca divina, come c'è scritto che Dio ha soffiato nelle narici di Adamo, e dunque derivano dalla Shekhinah, da Malchut, nonostante ciò, in particolare, questo in generale, in particolare il Chabad, sarebbe dire intelligenza, approfondimento, conoscenza della tua anima, assomigliano e derivano al Chabad delle 10 sefirot divine. Per cui la tua intelligenza, approfondimento, conoscenza deriva da quella divina. Che lì l'intelligenza e l'approfondimento divino viene chiamato padre e madre. Abbiamo spiegato questo ieri sera nel corso di Kabbalah, perché si chiamano padre e madre. E i sentimenti di amore e timore che ci sono nella nostra anima derivano e assomigliano ai sentimenti che ci sono nei 10 sefirot, che si chiamano Zerampin. Zerampin significa letteralmente faccia piccola. E la forza della parola che c'è nella nostra anima assomiglia, deriva alla parola suprema che si chiama con nome di Malchut e Shekhinah, regno e presenza divina. E perciò, quando parliamo parole di Torah, cosa succede? Risvegli la parola suprema di unire la Shekhinah con Dio. E perciò sappiamo che quando uno legge lo Shema e fa la benedizione di Birkat Hamazon e le parole di Torah, che non è sufficiente che uno medita, ma deve anche parlare. Shalom a tutti.